Sono arrivato sotto Oslo. Ora vado a prendere l'albergo. Sono appena una cinquantina di chilometri sotto Oslo. Vado a cercare l'albergo, cioè l'ho già prenotato. Poi domani sera avrò il traghetto che mi porterà in Danimarca. Quindi non vi farò vedere tutto. E dalla Danimarca diciamo che sarà la solita storia tedesca, tutta dritta. Devo ancora decidere se quando sbarco partire subito e fare qualche chilometro, fare un po' la tirata, visto che comunque tra oggi e domani posso riposare un po'. Oppure diciamo fare un paio di tappe fino a sud della Germania. Eccoci ragazzi, dopo aver fatto ormai tutta l'autostrada tedesca, ho voluto fare l'ultima tappa a Monaco. Monaco di Baviera, questo perché non per ragioni importantissime, ma perché comunque è stato uno dei miei primi viaggi e ho voluto chiudere, diciamo, un percorso proprio qua a Monaco di Baviera, dove è stato proprio uno dei miei primi video su YouTube, il viaggio a Monaco di Baviera con la Z750. Ragazzi, e quindi ho voluto ritornare qua e colgo l'occasione anche per andare a vedere il museo della BMW che non avevo visto l'altra volta. Comunque qua siamo a Marienplatz, dove c'è la torre con l'orologio qua che si muove. Per me è una delle città più belle in assoluto, davvero bellissima Monaco ragazzi. Io vi consiglio di visitarla, poi c'è il museo della BMW, andiamo a fare un giretto. E andiamo a fare un giretto. Eccoci ragazzi dentro il centro BMW. Adesso andiamo a cercare la parte moto. Qua siamo nella parte macchine. Mini Cooper. Qua ragazzi c'è la parte del nuovo, roba nuova, BMW Motorrad. GS. Ovviamente questa deve essere la 800, 900, 800. 8,50. Ecco lì BMW Museum ragazzi. BMW Museum.
che dire, sicuramente un bel museo, ti mette sempre più voglia di comprare il GS, però no, vabbè, comunque il GS resta sempre un must, un sogno per i motoviaggiatori, e quindi vabbè, magari prima o poi arriverà, eh. Ed eccoci qua ragazzi, mancano ormai gli ultimissimi chilometri verso casa. Km ragazzi, quasi, anzi senza quasi, 8000 km li abbiamo fatti. Capo Nord è stato conquistato. È stato un viaggio molto intenso, pieno di emozioni, pieno di emozioni contrastanti tra di loro, però davvero un viaggio incredibile, 2 settimane davvero intense. E niente ragazzi, ormai ci siamo. Vi saluterei qua, ultimi 3-4 chilometri verso casa ormai, e niente, ormai ci siamo. Magari vi faccio vedere che appongo l'adesivo di Capo Nord, perché non l'ho ancora messo, lo volevo mettere appunto a casa. Prima laviamo la moto perché ne ha bisogno, e poi apporrò su da qualche parte, adesso vedrò, l'adesivo di Capo Nord. Quindi a dopo. Vieni qua. Dai, bravi.